E lo metto alla seconda sfida, anche in questo caso sceglierete utilizzando il tovagliolo bianco oppure quello verde, verranno messi a confronto, gioco a forza, alcuni settori, e quindi se il notaio conferma dovrebbero fronteggiarsi la vincitrice della sezione consumption, Chiara Cavagion, e poi quella del settore living, Davide Negro. E invito a raggiungerci, anche perché in questo caso però ci sarà una presentazione vera e propria, perché avete preparato slideshow, quindi da 15 secondi l'una, 2 minuti e mezzo per dare elementi in più rispetto alla vostra creazione. Chiara. Grazie. Prego. Come vi ho detto prima, io sono una studentessa del Politecnico e durante il percorso di studi abbiamo partecipato a Poster Heroes 2 l'anno scorso, il cui obiettivo era quello di accendere un dibattito sul presente e sul futuro del consumo e della fruizione consapevole delle risorse energetiche e materiali. Questo è un pezzo del brief. Quindi ho iniziato il mio poster facendo una ricerca, cercando di capire che cos'era questo consumismo che veniva nominato nel brief e cosa si potesse fare. Quindi ho cercato banalmente la definizione. E la prima che ho trovato, quella da Wikipedia, quella che più o meno tutti conosciamo, fruizione di beni e servizi, fin qua tutto bene. Dopodiché, approfondendo la questione, ho trovato sull'Oxford English Dictionary varie definizioni, fra cui quella di accento su o preoccupazione per l'acquisto di beni e servizi. Quindi c'è una preoccupazione, infatti oltre ai danni ambientali abbiamo una serie di danni sociali, fra cui l'emulazione, la perdita di identità e l'omologazione. Questo può essere cambiato, come diceva il signore, soltanto modificando gli stili di vita. Esistono già stili di vita, fra cui quello della vita semplice. Da qui nasce il mio concept, live with less, vivi con meno, che di per sé è una frase aperta, che potrebbe essere objects, waste, energy, quello che credete. La chiave di interpretazione viene data invece dal visual, che utilizza una metafora tipografica. Io ho utilizzato un carattere che fosse espressione della nostra società, quindi che fosse ricco, sfarzioso, elegante. E ho operato una riduzione degli elementi in modo da diminuire, cioè in modo da ottenere visualmente ciò che viene espresso verbalmente. In rosso vedete le parti che sono andate a eliminare. In questo modo nel poster finale si vede che si può ottenere un interessante effetto visivo, molto espressivo, senza diminuire la leggibilità del testo, suggerendo una possibile condotta di vita per i cittadini di una città intelligente. Grazie per l'attenzione. Grazie Chiara, molto efficace. È il turno di Davide Negro. Salve a tutti, sono Davide Negro. Vi ringrazio per avermi fatto passare alla fase successiva. Allora, il mio concept nasce dalla domanda posta da Poster Hero: serve essere eroi? Nel mio manifesto ho utilizzato 3 slogan, che sono take care of your city, take care of your health e take care, go biking. Il primo fa una domanda per quanto riguarda la città intelligente: come possiamo prenderci cura della città? Lo possiamo fare con 4 semplicissime regolette: fare sport, risparmiare energia elettrica, risparmiare l'acqua e riciclare. Sono tutte cose semplici, ma non sempre ci atteniamo a fare tutto ciò. Infatti il tasso di ciclicità in Italia, prendendo in esempio la prima e l'andare in bicicletta o comunque fare sport, risulta il 49% sono i non utilizzatori del mezzo, quindi non c'è un rispetto per l'ambiente. Il secondo è take care of your health, quindi prenderci cura della nostra salute. Anche qui ho posto l'attenzione su 4 semplici regole, che sono: per avere, oltre a una smart city, uno smart body, sono il mangiare sano, il fare sport, respirare quando è possibile aria pura, magari lontano dalla città, e ricordare e non sottovalutare di ridere. Anche qui non tutti, penso, prendono ad esempio queste 4 regolette, perché il tasso di obesità in Italia
e soprattutto la sedentarietà in Italia è molto elevata, soprattutto nei bambini, ma non è da sottovalutare anche gli adulti. Comunque per uno smart city e per uno smart body c'è un minimo comune denominatore che è l'andare in bicicletta. Quindi andando in bicicletta possiamo avere rispetto contemporaneamente della nostra città e del nostro corpo. Quindi ironicamente ho voluto sintetizzare il prendersi cura del proprio corpo e della propria salute ponendo una persona in sovrappeso, non me ne vogliano, e porlo su una bicicletta. E quindi alla domanda posta da Posteriro, se serve essere eroi, io direi proprio che ognuno nel nostro piccolo può essere un eroe. Grazie, molto efficaci non solo a curare il manifesto ma anche illustrare le loro ragioni, il vostro momento, quindi anche in questo caso tovagliolo verde, tovagliolo bianco per scegliere tra Chiara Cavagion e Davide Negro. A voi. Bella combattuta come gara. Vediamo se è necessario far alzare alternativamente oppure se arriviamo già ad un verdetto con favola nel notaio. Vince Chiara Cavagione, passa il turno. Grazie comunque anche a Davide Negro. Chiara Cavagione è la prima finalista. Veniamo invece al secondo scontro, quello che vedrà di fronte People contro Economy, in questo caso Sonia Mione e Nicola Iannibello contro Andrea Vincelli. Ecco Andrea. Chi vuole cominciare? Cominciate voi. Allora, la presentazione è smart così come il concetto, sostanzialmente non vogliamo dare delle soluzioni a come far diventare una città smart, si parte solamente da una riflessione che ci stiamo alienando sempre di più, vuoi per nuove tecnologie, vuoi per tutto, ma si sta usando in maniera negativa, quindi ognuno nelle città si sta chiudendo, bisogna ritornare a pensare alla natura, a come la natura suggerisca già di per sé come vivere meglio, quindi una piccola guida che siamo noi stessi a scrivere, non dobbiamo aspettarci che gli altri ci suggeriscano. Già guardando le piante, le foglie, vediamo che comunque c'è una diramazione e una perfezione nella comunicazione e nel come vivere all'interno, quindi è la natura stessa che ci fa vivere. Prendendoci il nostro spazio, dando più cultura a noi stessi, perché la cultura è la consapevolezza innanzitutto, dopodiché avere uno spazio per esprimere se stessi, ritornare ad essere ascoltati dagli altri innanzitutto, quindi dire la propria è importantissimo, ritornare ad avere una sorta di comunicazione tra noi cittadini, che è una cosa che si fa solamente ormai sulla rete, così come la sovrapposizione di noi stessi, comunque ognuno influenza l'altro, quindi anche la multiculturalità, questa cosa che sembra così difficile da ottenere, porta a migliorare la vita nelle città e le nuove tecnologie non ci devono schiavizzare, come dicevo prima, ma devono essere qualcosa che ti aiuta nella semplicità, nel fruire semplicemente la propria città e la propria vita, un po' come si faceva comunque in origine, no? I popoli tendevano a comunicare tra di loro, a unirsi e a creare forte il villaggio, quindi bisognerebbe tornare un attimino indietro. Grazie a Nicola Iannibello che concorre con Sonia Mion, il momento di Andrea Vincelli. Andrea. Buongiorno a tutti. Io sono Andrea Vincelli, sono uno studente dell'Albesteiner, ho 16 anni e sono un appassionato di tecnologia informatica.
E questo poster praticamente a scuola la professoressa un giorno ci ha detto che avremmo avuto uno stage grafico dalla durata di una settimana con il supporto di 3 grafici. Ci hanno parlato di questo concorso e ci hanno fatto vedere i poster che sono stati scelti gli anni scorsi. E allora abbiamo iniziato questo percorso di creazione. La mia opera, abbiamo incominciato il primo giorno con delle nozioni su Photoshop. Ci hanno insegnato anche qualche trucchetto per aiutarci. Abbiamo proseguito con un brainstorming che sarebbe buttare giù tante idee di getto su un foglio su come poi andare a realizzare il poster. Sono partito da una problematica che interessa molte persone, il consumismo, perché come vediamo anche in TV ci proiettano sempre di più per consumare tanto. E anche cercando, partendo anche dal consumismo, sono andato a trovare buy less, comprare meno cose superflue, sarebbe meno cose superflue anche in modo più intelligente, magari anche più sostenibile. L'evoluzione al consumismo primitivo che si basa sulla qualità, al consumismo intelligente che si basa sulla quantità e la sostenibilità. Comprare di meno cose superflue, abbassamento dei prezzi, meno consumismo e meno inquinamento per via anche dei trasporti. Allora ho cercato un'immagine su internet, mi è venuta l'evoluzione dell'uomo perché è un'evoluzione anche mentale. L'ho trovata, solo che non avendo la risoluzione giusta l'ho tracopiata e da quello che poteva sembrare un imprevisto alla fine si è rivelata una scelta vincente. Poi ho cercato delle shopper perché parlando di consumismo ho scelto le shopper dove si mettono gli acquisti. E allora duplicandole tante volte, cambiando colore, ho messo poi le borse attaccate agli uomini, da quello più regredito che aveva meno, cioè che aveva più borse, a quello più evoluto che ne aveva di meno perché era più consapevole. E niente, poi ho sistemato i dati tecnici e grazie a tutti. Molte creazioni, anche molte scoperte scientifiche che sono avvenute anche dopo quelli che sembravano inconvenienti. Quindi a voi la scelta, anche in questo caso Sonia Mione e Nicola Iannibello, da una parte Andrea Vincelli dall'altra. A voi. Vediamo, vediamo. Anche se pare chiaro. Andrea Vincelli, vai in finale. Grazie a voi comunque. Perché avete sollevato gli spunti che torneranno utili poi nel giro di commenti con i giurati e con i nostri ospiti. Terza sfida, l'abbiamo già vista forse, perché in effetti la vincitrice del tema della mobilità, quindi incontra la persona che è stata ripescata dopo il primo voto, quindi anche in questo caso Massimiliano Cavallin contro Maria Cesaro. Per ora con più tempo decisamente per spiegare come è nato il vostro lavoro. Maria. Ciao a tutti. Il mio lavoro parte dal logo famosissimo I Love New York, che è universalmente conosciuto e che comunica subito un linguaggio universale. Io ho ripreso il font e ho cercato di creare un cuore con delle icone che rimandassero a una mobilità sostenibile, quindi ho unito il logo di una metropolitana a una bicicletta
Inizialmente ho utilizzato la città di New York, poi sono passata a Roma. Mi sono resa conto però che creando delle icone che andassero a sostituire direttamente il logo, il cuore originale, l'impatto sarebbe stato molto più immediato. E così ho creato delle iconcine che andassero a significare una pista ciclabile, una energia solare, quindi un'energia sostenibile, una mobilità con la metropolitana e gli spazi verdi. Inizialmente mi sono concentrata sulla città di Roma e parlando con alcuni amici romani è uscito fuori che girare Roma è meglio girarla a piedi ed è il modo migliore. Quindi mi sono concentrata su quest'ultima icona e poi ho creato degli altri simboli per le capitali europee. Ho fatto fare una piccola gara a Parigi e Londra, scoprendo che Londra era molto più il simbolo della metro di Londra era molto più famoso. Ho fatto fare una piccola gara anche a Berlino e Madrid. E, è importante sottolineare che la frase sotto del manifesto, perché il concept è I love è la città e poi and she deserves to survive my pollution. Io amo quella mia città e lei merita di sopravvivere al mio inquinamento. Ho fatto la stessa cosa con le città dei Paesi Bassi, quindi Bruxelles e Amsterdam, scoprendo che una ruota di bicicletta aveva un impatto migliore dell'intera bicicletta. Queste sono tutte le città che alla fine avevo realizzato, ma dovendo fare una scelta, perché l'argomento era da scegliere tra living, mobility e una serie di altre cose, ho scelto mobility. Quindi io sono andata a fare la scelta su Roma, Amsterdam e Londra. Questo perché Roma era la più significativa da girare a piedi, Amsterdam è famosa nel mondo per le sue biciclette e Londra per la sua metropolitana. E quindi insieme queste tre città avrebbero significato una mobilità sostenibile a 360 gradi. È importante dire che questo manifesto vuole anche significare un'altra cosa, cioè che ogni città ha una sua anima che va sfruttata e va capita. Per esempio non si potrebbe girare Roma in bici, è molto più difficile che girare Amsterdam in bici. Quindi I love Roma, I love Amsterdam e I love London e loro meritano di sopravvivere al nostro inquinamento. Grazie Maria Cesaro, la tua anima che hai revocato. Massimiliano Cavallin. Insomma torna sì. Allora, mi sono già presentato, sono Massimiliano. Il mio poster nasce da un fatto che mi è successo lo scorso autunno. Io ogni tanto porto mia mamma a fare spesa e una volta per Torino mia mamma ha trovato una sua amica e ha cominciato a parlare, che io, sentendo un po' da quello che ha detto mia mamma, ho sentito, mi metto nelle due lingue, che la sua amica gli ha chiesto se era venuta a Torino da sola. Se è venuta a Torino da sola? Lei ha detto no, Mila è autista, che è una cosa da pochi, voglio vedere chi ha l'autista. Allora ho cercato, mi è venuta questa idea, ho detto l'autobus è uno status symbol, una cosa bella, l'autobus è sostenibile e in comune cosa hanno? Che c'è una persona, c'è l'autista, c'è lo chauffeur. E facendo un po' una comparazione tra le due cose, ad esempio l'autista, tu gli devi dire dove devi andare, e lui sa esattamente tutto quello che vuoi fare, l'autobus no, l'autobus viene, ti prende, ti porta, ti scarica, fatto. L'auto, io non so quanti di voi hanno cercato di parcheggiare a Torino quando c'è casino, succede che finiamo con quella faccia lì. L'autobus anche qui c'aveva il suo vantaggio, che prendi, scendi, vai. L'auto la devi guidare e a volte è un pasticcio, l'autobus no, mai. L'autobus sali sopra. Adesso, sulla parte grafica del poster, non avete i font, vabbè, pazienza, poi spiegherò. Ho scelto un font che fosse bello da vedersi, che conosciamo tutti, il Times New Roman, che è il solito, il primo quando apriamo qualcosa lo conosciamo tutti, però è bello, è aggraziato. È semplice. E in via della semplicità ho scelto anche la bicromia bianco e nero. Questa è un'opera di arte contemporanea che è essenziale proprio, bianco su nero. Allora ho unito le due cose e ho detto facciamo questo poster, che io non guido, però ho lo chauffeur lo stesso, e ho lo chauffeur. Mi guida lei, lo chauffeur.
È il momento di scegliere tra le due proposte, Maria Cesaro, Massimiliano Cavallin. A voi. E vediamo quale sarà il terzo concorrente per la finale. Meno chiaro che aspettare altre gare, del resto qua siamo alla semifinale, quindi si fa sul serio. E dunque Maria Cesaro, a te, la terza finalista, grazie anche a Massimiliano Cavallini. Dunque sono emersi intanto rispetto ai dati che venivano forniti, insomma mi colpiva Gabriele, il 49% di persone che non usano mai la bicicletta, il 32% di persone sovrappeso, quasi li abbinavo al 47% di italiani che secondo Tullio De Mauro non sono in grado di comprendere neanche il significato di un articolo di un quotidiano sportivo. Insomma, forse rispetto agli stili di vita, agli approcci, insomma, questa forse è una conseguenza di ciò che si è, di come si pensa, Gabriele. Ma non lo so se posso essere d'accordo, conosco un sacco di bestioni analfabeti che sono magri e vanno in bicicletta, per cui non tenderei a mettere le due cose sullo stesso piano. Quello che invece mi colpisce molto è come invece ci sia una grande c'è la forza del messaggio che traspare da questi manifesti, via via che andiamo avanti in queste selezioni emerge sempre più e mi colpisce vedere come ci siano sia ragazzi molto giovani, sia altri, diciamo, già più avanti nella professione, che riescono a giocarsela alla pari, perché non è tanto soltanto l'esperienza che conta, quanto anche l'idea che nasce anche dall'esperienza quotidiana. Quindi me colpisce il fatto non tanto di dire chi va in bicicletta non va in bicicletta, ma chi riesce a vivere più direttamente con la sua città nella quotidianità. Tante volte i grandi comunicatori non riescono poi parlo anche di giornali soprattutto, certo, non riescono poi a comunicare nulla perché vivono in una loro torre d'avorio e non prendono mai l'autobus è molto utile, non tanto per non lo vedo tanto per la salute quanto per tenersi informati su cosa sta succedendo nel mondo, ecco, poi farà anche bene, non lo escludo. Senza. Però io ricordo sempre una volta Baglioni mi disse non riesco più a scrivere canzoni nuove, ma come faccio? Sono anni ormai che non prendo l'autobus, e questo mi sembra molto indicativo. Sotto il profilo invece dell'approccio da parte dei creativi, è molto importante il punto di partenza, anche che poi ha dato origine poi a magari anche un lettere in particolare, però insomma che possono sembrare sofisticati alcuni, poi la ragione è stata chiaramente spiegata. Fabio. Esatto, noi nella nostra esperienza di Plug abbiamo anche portato questo concorso all'interno delle scuole sul territorio, dove facevamo delle lezioni non tanto sulla ricercatezza appunto del font più corretto, ma quanto a lo stimolare delle riflessioni su quello che era la propria esperienza personale, su che cosa che veramente uno volesse dire o con la scusa di approfondire attraverso il concorso delle tematiche dirette, vicine, perché la sensibilizzazione che noi ricerchiamo non sta solo poi nel messaggio fatto e finito del poster, ma anche nel percorso di chi lo fa. Per esempio le 2500 persone sparse nel mondo che hanno partecipato a questo concorso hanno fatto un loro percorso di riflessione su queste tematiche. E quindi il processo creativo, come ha appena detto nel precedente intervento,
fa parte primaria di questo concorso di comunicazione sociale, perché chiamiamo a una riflessione prima propria e poi condivisa. L'elemento che secondo te è più vicino al 2020 di quello che hai visto adesso, tanto è avanti come, diciamo, come concetto, prima ancora che come realizzazione? Ma non mi esprimo perché farei un torto alla giuria, cioè, quindi no, senza fare i nomi, senza fare i nomi. No, fare 20 anni è difficile, cioè, non so, 20 anni. Flaiano negli anni 50 diceva che gli effetti, cioè molto più degli effetti delle scelte politiche fra 30 anni, diciamo, saranno determinati dalla pubblicità, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione. Facendo un attimo il saldo di tutto quello che è successo, non c'è da esserne molto soddisfatti. Quindi il discorso è veramente quello di cercare per i prossimi 20 anni di fornire delle domande, di fornire degli stimoli per avere dei comportamenti più virtuosi. A questo proposito, un piccolo consiglio, forse me la sento di darlo, cioè, invece di essere prescrittivi, no? Invece di dire devi fare così, invece di dire le cose in maniera così diretta, in maniera così prescrittiva, forse, specialmente in un paese come il nostro, dove l'ironia ce n'è poca, no? Cioè un po' più di gioco, un po' più di ironia, un po' più non guasta. Cioè, è bene quando si comunica fare in modo che il consumatore non dica è vero, le cose stanno così, come mi hai detto tu, ma forse che dica non ci avevo pensato, forse le cose possono essere anche diverse da come me le ero immaginate. Ecco, questo scarto, no? Cioè, che esiste fra devi fare questo e oppure mi hai fatto ragionare che magari è meglio fare così, e può essere veramente una, fra virgolette, buona pratica, no? Nella comunicazione, perché di ordini ne abbiamo già fin troppi. Agli ordini, che siano quelli dei genitori, delle istituzioni, è difficile che noi reagiamo positivamente. Cioè, se riusciamo a strappare un po' di sorriso, se riusciamo a strappare un po' di piacere, no? Cioè, probabilmente abbiamo l'opportunità di essere più efficaci. Quindi è un piccolo consiglio che do, è semplicemente quello di prendere cose con più leggerezza e non fare come fa tanta pubblicità sociale cattiva che vediamo in televisione, che, no, cioè, in bianco e nero con questi toni cupi, ricordati che devi morire, quella roba lì, no? Cioè, con il sorriso si strappano molte più come dire, risposte positive dal pubblico, che va trattato, guardate bene, sempre come più intelligente di voi. Nel senso che è molto importante per chi fa comunicazione saper non mettersi su un piedistallo e dire ma accidenti, cioè io sto parlando delle persone che sono in grado di capire molto bene un messaggio articolato, complesso. La ricerca di De Mauro è terrificante da quel punto di vista, cioè addirittura la frase il gattino miagolava probabilmente perché aveva fame, il 70% della popolazione italiana ha difficoltà a decodificarlo, no? Cioè, e quindi uno dice però non dobbiamo spaventarci di questo, perché poi alla fine c'è bisogno di considerare il nostro prossimo come un interlocutore valido per andare avanti insieme, non per schiacciarlo, non per imporgli qualcosa, non per dirgli guarda che devi fare così. Ecco, un po' questo. Prima della votazione finale, Pier Giorgio Turi, alla fine smarziti, forse anche, ti passo poi il mio, poi lo recupero, una scelta di priorità, perché alla fine il gioco forza, consumo contro qualità di vita, alla fine diciamo comunicazione sociale contro l'economia, alla fine queste sono confrontate, Pier Giorgio. Sì, devo dire che quello che viene fuori da quello che abbiamo visto, due brevi considerazioni. Intanto i complimenti per l'efficacia con cui hanno usato questa comunicazione che noi abbiamo imposto, democratica,
quindi 10 slide per 15 secondi per ognuno, quindi tutti sullo stesso piano. Devo dire che tutte le volte che facciamo questa iniziativa, ogni volta sono bravissimi a utilizzare questo messaggio, e quindi da questo punto di vista mi premeva fare un complimento. Dall'altro, una considerazione rispetto a quello che si diceva, che oggi questa disciplinare, oggi le città non sono in grado di accogliere questi comportamenti perché proprio sono anche comportamenti antagonisti. Ma faccio due esempi semplicissimi. Sì. Le città di oggi sono progettate sulla mobilità veicolare, e quindi di conseguenza tutte le mobilità alternative che oggi devono farsi strada con forza, perché abbiamo progettato negli ultimi 50 anni città per far muovere le automobili, e quindi tutto il resto della mobilità in realtà è subordinata a questo, e quindi dobbiamo cambiare uno stile di vita ma anche un'infrastruttura molto solida, e quindi scardinare questi aspetti non è semplice. L'altra, le piazze contemporanee sono i centri commerciali, quindi se vogliamo consumare di meno, ma di fatto i punti di socializzazione sono i centri commerciali, una riflessione sull'organizzazione dello spazio urbano è davvero profonda.